favoreggiamento della prostituzione, arrestato protettore un 45enne albanese. L'uomo è stato notato da una pattuglia della polizia di frontiera di Ponte Chiasso nella notte sulla Lomazzo Bizzarone mentre si avvicinava a una prostituta albanese di 20 anni. Nell'auto del 45enne i poliziotti hanno trovato il passaporto della ragazza oltre a cosmetici e vestiti femminili. I due sono stati portati negli uffici della polizia di frontiera. Come emerso dalla banca dati, entrambi avevano alloggiato in motel di Milano alcuni giorni prima e a gennaio erano stati respinti alla frontiera serba. Gli agenti hanno trovato nelle tasche dell'uomo anche 700 euro e 140 franchi svizzeri, sequestrati denaro e auto. 51.000 euro in contanti nella borsetta è la somma non dichiarata che una turista greca di 68 anni stava cercando di portare in Italia. I finanzieri, in servizio al valico di Como Brogeda in collaborazione con i funzionari doganali, hanno scoperto i soldi nascosti in due buste all'interno di una cartella plastificata nella borsa della donna. 38.000 euro e 9.000 sterline inglesi, per un totale poi complessivo di 51.000 euro. Sequestrato dai militari, il 50% del denaro trasportato illecitamente. Due furti in due giorni a Menaggio e Grandola. Denunciati a piede libero due albanesi di 23 e 26 anni dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Menaggio. A loro viene contestato il colpo al Menaggio e Cadenabbia Golf Club ASD del 5 gennaio e il tentato furto in un'abitazione di Grandola e Uniti del 7 gennaio. In entrambi i casi i ladri sono riusciti a scappare, lasciando però alcuni oggetti, come una torcia ancora accesa la notte del 7. Grazie alle indagini dei militari e filmati delle telecamere, i due sono stati riconosciuti. Al momento si sono perse le loro tracce. Lite in famiglia in via Teresa Ciceri a Como. Sul posto ieri pomeriggio gli agenti della Volante che hanno notato due uomini, una donna nordafricana e un bambino all'interno di uno stabile. Alla vista dei poliziotti il litigio è terminato e la donna, colpita al volto, è stata accompagnata al pronto soccorso per alcune scoriazioni. In casa gli agenti hanno trovato anche un bilancino e buste di cellophane strappate con all'interno frammenti di marijuana. Perquisita l'abitazione, con l'ausilio dei cinofili della Guardia di Finanza di Pontechiasso, sono emerse numerose bustine sigillate sotto il lavello della cucina per un totale di 138,20 grammi di marijuana. Arrestato un 32enne, mentre la donna e l'altro uomo, un 25enne, sono stati denunciati a piede libero per violazione della legge sugli stupefacenti.